qui in Campidoglio a questa manifestazione incontriamo anche Franco Giacomelli, radicale di Ostia, segretario dell'associazione Mare Libero. Salve a tutti. Dunque, sono venuto anch'io qui a manifestare contro questa manifestazione, perché è inconcepibile proprio, perché Marino, Sabella, Materazzo, questa unione qui, che stanno cercando di fare veramente qualcosa di buono per cercare di ripristinare legalità, diritti, trasparenza, eccetera. Io non ne faccio una questione politica, ne faccio una questione di persone. Sono persone che veramente stanno lavorando bene per Roma e soprattutto il suo mare, appunto, da rilevare quello che stanno facendo appunto sul litorale romano. Quindi è inconcepibile, assolutamente, dovrebbero sostenerlo, appunto, Marino, Sabella, eccetera. E invece non capisco. Giorni fa, per esempio, i 5 Stelle al 10° municipio, i rappresentanti dei 5 Stelle al 10° municipio hanno fatto un incontro alquanto particolare, cioè al Polo Natatorio si sono incontrati con rappresentanti dell'Asso Balneari, compreso Renato Papagni. Questo strano incontro, non si sa che cosa è uscito fuori. Solamente logicamente a porte chiuse, e credo una dei senatrici ha detto che loro hanno contatti con imprenditori onesti ad Ostia, quando Sabella ha detto pubblicamente anche sui giornali che su 71 stabilimenti in concessione non ce n'è neanche uno che sia in regola, quindi tutti in una maniera o nell'altra illegali. Poi l'altra stranezza è che il Movimento 5 Stelle al 10° municipio, il maggio 2013, faceva la sua campagna fondata appunto sulla restituzione del mare di Ostia ai cittadini, e quindi la situazione, a distanza di 2 anni, adesso qui stanno manifestando per esattamente il contrario. Grazie.